Bene, sto aspettando che gli amici entrino in diretta e così inizio con l'argomento di questa sera che riguarda i bambini, la purezza dei bambini e un po' la nostra società. Ecco, qua vedo già Natasha, che è la nostra ospite. Qua si sta collegando. Possiamo iniziare insieme questa diretta. Intanto vi ringrazio tutti e vi chiedo, eccoti, ciao Natasha. Ciao a tutti. Bene, ciao cara. Allora stavo salutando tutti, saluto te in particolare, ti ringrazio per aver accettato questo invito. Grazie mille per avermi invitata. Grazie. Tra l'altro devo anche un po' raccontare com'è successo tutto quanto. Ringrazio gli amici che ci stanno seguendo e ringrazio tuo figlio Gabriele, un bambino di 6 anni, che indirettamente è stato un po' il collante di questa nostra amicizia, che poi, come dire, è sbocciata da Padre Ioso, no? Andiamo per gradi. Il nostro amico in comune Fra Michele mi aveva mandato un bellissimo video di un bambino che veramente esternava proprio un desiderio di amore per Dio, un desiderio addirittura della consacrazione, innamorato un po' della figura di Fra Michele, no? Ed è stato così bello ascoltarlo. Infatti, nel mio canale YouTube c'è il video di Gabriele, che ho chiesto a Fra Michele se potevo caricarlo, perché ovviamente senza consenso non potevo e non l'avrei mai fatto. E Fra Michele ha detto sì, pubblicalo pure. E per me, boh, finito lì. Detto bene, un bel servizio per la Madonna, per la fede. E intanto saluto Maria e Emanuele che è entrato con Nova Civitas e tutti gli amici che si collegheranno. E mi raccomando, condividete questa diretta così anche tante altre persone potranno seguirci e condividere. Allora, cosa succede? Poi andiamo per l'anniversario a Medjugorje, un bellissimo pellegrinaggio e abbiamo avuto anche la grazia e il dono di andare a pregare, a trovare Padre Ioso. Infatti è stata veramente una giornata meravigliosa dove c'eri anche tu, cara Natasha, e anche tu ricorderai bene. E io mi metto, come tutti, in una panca della chiesa, prego. E poi ti sei girata verso di me e mi hai detto chi eri, quindi ho detto, boh, un dono meraviglioso, la mamma di Gabriele. E da lì è nata un po' appunto questa amicizia, perché le amicizie che nascono veramente a Medjugorje o con le persone legate a Medjugorje, Padre Ioso è veramente un sacerdote legato veramente in maniera fondamentale a Medjugorje, ecco, le amicizie che nascono così sono le più belle, le più profonde, le più vere anche. E mi è nata un po' l'idea di fare questa diretta per parlare un po' della purezza dei bambini e di quanto manchi un po' la fede, nella nostra società. Vorrei partire proprio con un passo della Bibbia dove Gesù disse: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Ma purtroppo nessuno più pensa e nessuno più crede a questo. Allora io vorrei chiedere a te, partendo dalla fede, come hai conosciuto Medjugorje e da quanto tempo vai, per poi arrivare ai nostri figli e alla purezza dei nostri figli. Raccontaci un po' di te e di Medjugorje. Allora, fino al 2015 non sapevo nulla di Medjugorje, se non che si trattava di un luogo dove Maria comunque appariva. E un mio collega, un giorno di lavoro, mi dice: vado a Medjugorje. Quell'anno per me era un anno davvero difficile, dove c'era tanta rabbia per un secondo figlio che non arrivava da tanti anni. Discordia in famiglia con mia madre, non parlavo da un po' anche con mio fratello, insomma, c'era tutto ciò che non dovrebbe esserci. E quindi io, un po' con la mia rabbia, la mia presunzione anche, gli dissi: ascolta, già che vai, chiedile perché mi sta facendo questo scherzo, no? E poi fammi sapere. Lui torna carinissimo, mi porta un rosario. Io quasi non sapevo nemmeno come si recitasse un rosario. E mi dice: recitalo, inizia a recitarlo.
Io sempre con la mia superficialità inizio a recitarlo e mi stanco anche velocemente della cosa perché non avevo capito ancora nulla, no? Però in quel piccolo frangente, dopo qualche settimana, io ho smesso di recitarlo, però in quelle settimane l'unica mia richiesta era, Maria, se tu mi concederai questa grazia, e sarà una femmina, la chiamerei Anna, come la tua mamma. E buon, interrompo questo, non succede nulla, io mi stanco facilmente, passa qualche mese, rivedo questo mio collega che nel frattempo è stato trasferito in un altro ufficio e mi dice, ma come lo stai dicendo questo rosario? Stai continuando a recitarlo? E io dico, guarda, lascia perdere che non funziona. E lui mi dice, no, perché guarda, mia moglie aspetta una bambina e la chiameremo Anna. Al che ho detto, no, cioè, scusa un attimo, c'è qualcosa che non mi La tua torna. preghiera è servita a qualcun altro. Lui aveva già due figli, insomma, comunque non era in programma la terza figlia, insomma, però lì qualcosa è scattato. E noi eravamo già da più di un anno in ballo con visite mediche, controlli, tutte risposte che ti facevano. Ti davano la falsa illusione o la risposta di dire no, per questi motivi non riuscirete ad avere un figlio per questo e quest'altro. Al che ad agosto di quell'anno, all'ultima visita, mi dicono: ok, datevi ancora 6 mesi, se non succede nulla, a gennaio 2016 tornate e inizieremo con il percorso che deve essere fatto se ci si vuole affidare alla scienza, no? Però la risposta del mio collega mi fece un po', non lo so, qualcosa era cambiato, era scattato una curiosità. Io, anziché decidere di andare in ospedale, decido di andare a Medjugorje. Mio marito non voleva seguirmi e non è venuto in questa cosa e decido di partire da sola, quindi a marzo 2016, e con mia mamma. Però fondamentalmente da sola e ho affrontato tutta questa meravigliosa poi storia che mi ha portato a dove sono. Arrivo a Medjugorje, io non sapevo niente di Medjugorje. Una settimana prima della partenza, una mia cliente che andava tutti gli anni mi porta un libro di più di 300 pagine. Insomma, in neanche 2 giorni l'avevo letto tutto, non riuscivo a fermarmi, l'ho letto tutto d'un fiato e quella era l'unica cosa che io sapevo. In riferimento a Medjugorje. Arrivo là e bon, ho preso anch'io la mia bella batosta e la prima cosa che faccio è andare a confessarmi e per me quella è stata la prima confessione perché sono nata a Medjugorje che avevo 37 anni. Le mie confessioni risalivano al periodo delle superiori perché andavo a scuola dalle suore, quindi i frati venivano a Pasqua, Natale, ok, bon, era un motivo per uscire dall'aula, andare a fare un giro. Ecco, queste erano purtroppo le mie confessioni. E l'ultima confessione prima di Medjugorje è stata per il matrimonio, dove anche lì pensai, ah ok, mi è andata bene, non mi ha chiesto nulla, mi ha assolto senza chiedermi nulla. Ho detto ok, anche questa volta è andata. Proprio un fenomeno. E quindi nulla, quando invece arrivo a Medjugorje, entro da questo sacerdote, non so quanto tempo sono stata dentro, mi ha tirato fuori tutto, continuava a dirmi: non hai nient'altro da dirmi, nient'altro. Proprio mi ha davvero aiutato ad aprire quel piccolo spiraglio per far entrare comunque Gesù. E alla fine lui mi dice: guarda, che innanzitutto devi pregare lo Spirito Santo. E lì io ho detto: ok, come si fa? Non l'ho mai fatto. E pretendevo, tra virgolette, anche la definizione, la recita, che doveva, cioè, insomma, non avevo capito che dovevo fare tutto col cuore. E mi dice: e sicuramente riconciliati a casa. Con tuo marito, con la tua famiglia, perché sennò questi 3 giorni non serviranno comunque a niente. Io la mattina dopo vado sul Podbrodo e per la prima volta medito i misteri della gioia e in particolar modo davanti all'Annunciazione ho urlato la mia richiesta a Maria e dissi: Maria, guarda, se mi concederai davvero questa grazia, se sarà maschio lo chiamerò Gabriele, se sarà femmina la chiamerò Maria, sarà tuo, io farò
tutto ciò che tu vorrai affinché lui possa essere solo tuo e di Gesù, e fa di me uno strumento per tutto ciò che sarà per lui. Aiutami, lo so che lo farai, e io davvero te lo offro, farò di tutto. Salgo questa collina e insomma, sentivo che qualcosa, cioè, sempre, il mio cuore era sempre, mi sentivo sempre meno sola, come se qualcuno davvero fosse davvero lì con me. Vado sul Krisevac, lì c'era un vento forte, era marzo, freddo, io non lo so come, sta di fatto che in cima il vento lo sentivo caldo, come se avessi un abbraccio, cioè mi stesse abbracciando e ho sentito davvero tutto l'amore e lì mi sono inginocchiata e ho chiesto davvero perdono per tutto, tutto, ho lasciato tutto là sopra. E sono corsa giù in albergo perché c'era il wifi a chiamare a casa mio fratello, mio marito, chiedere scusa per tutto e davvero mi sono sentita davvero leggera. Ho sentito l'amore di Gesù, di Maria, ho capito tutto quello che la mia direzione era opposta rispetto a quella per la quale poi siamo nati e destinati. E ho detto, ok, da dove comincio? Quel sacerdote che ci accompagnava parlava con tutti, non è che parlasse solo con me. Quindi a parte si pregava sul pullman, quando si scendeva, quando si andava in chiesa, l'omelia. Eppure sembrava parlare solo con me, parlava solo di maternità. E dicevo, caspita, ma quello ci sono arrivata dopo perché quello era il mio primo pellegrinaggio. Ho detto, vabbè, si vede che è così, ma io non ho più sentito parlare così tanto di maternità come quei 3 giorni. E a un certo punto ho detto, probabilmente li ho sentiti solo io perché cioè, non è possibile questa cosa. E quando sono tornata a casa. Poi vabbè, vedere anche l'adorazione, non avevo mai assistito a un'adorazione. Insomma, ho fatto davvero un'esperienza di fede. Con Ma è Dio. proprio questo, Medjugorje è questo. Quando uno prega, la cosa particolare è che quando uno prega qua, effettivamente la preghiera ha lo stesso valore, assolutamente, la messa ha lo stesso valore, non è che a Medjugorje cambia il valore, ma cambia quello che si vive. Quello che tu hai raccontato, quell'abbraccio, quel pianto. Quel capire veramente il peccato, quel chiedere perdono, ecco, a Medjugorje Maria fa fare ad ognuno di noi un'esperienza. Quindi non è una fede raccontata o una fede anche cercata volontariamente, a volte con la mente, è proprio un qualcosa che vivi. E questa è la differenza di ciò che avviene a Medjugorje. E l'altra cosa particolare che hai detto è che effettivamente la Madonna chiama ognuno di noi. E questo non lo diciamo noi, ma lo dicono proprio i veggenti. E proprio perché chiama, lei quando arriva lì ci dona proprio ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi tu in quel pellegrinaggio eri proprio andata con quel dolore nel cuore. Ed è proprio lì che la Madonna ha lavorato prima di tutto per mettere il balsamo sulle tue ferite, per questa guarigione interiore che poi è venuta anche con la confessione, perché ricordiamoci che Medjugorje è il confessionale del mondo, dove veramente c'è la riconciliazione con Dio e hai proprio fatto l'esperienza, ma che ognuno di noi fa a modo suo, perché a Medjugorje ognuno è chiamato e a ognuno viene dato ciò per cui ha bisogno. Ognuno, noi non ci dobbiamo omologare, dire dobbiamo diventare bigotti, dobbiamo pregare in un certo modo, perché il Signore Gesù e Maria ci chiama a Medjugorje per portarci a suo figlio Gesù, per scoprire la fede. Non ci vogliono cambiare, a volte le persone temono che iniziare un percorso di fede significhi dover diventare tristi, noiosi, perché immaginano alle persone la fede è un qualcosa di stantio, di vecchio, in realtà non c'è nulla di più gioioso, di più innovativo della fede, perché Dio veramente è veramente la novità continua, è in continua evoluzione, è il demonio che è ripetitivo ed è noioso nelle sue solite e dei suoi soliti meccanismi. Dio dona ad ognuno di noi qualcosa di diverso ed è qualcosa di cui noi abbiamo bisogno. Quindi è meraviglioso che tu sia andata con quel dolore e su quel dolore è nato poi
Posso intuire perché tu avevi detto se nasce maschio lo chiamo Gabriele, adesso Gabriele c'è. È un piccolo angioletto, nel senso che glielo hai anche offerto, donato, e veramente Gesù e Maria ci prendono in parola, perché effettivamente con quel video che ho visto mi ha toccata profondamente, e come me tutte le persone che lo hanno visto, questo bambino che veramente lo vedi immerso nella fede, ecco, è un qualcosa che secondo me già nel tuo grembo ti è stato donato un bambino con una chiamata particolare, ma perché tu, mamma, gliel'hai offerto, ecco. Ci vuoi raccontare un po' di Gabriele a questo punto? Infatti dico sempre, a parte, ok, è un suo meraviglioso dono, è una grazia immensa, Tra ma l'altro, dopo quanto è arrivato Gabriele da quel pellegrinaggio, adesso ci fai curiosi. infatti io dopo tornata a casa dico, ok, Maria, ho capito anche che devo accettare la sua volontà. Quindi io posso chiedere quello che voglio, ma se non è la sua volontà, devo accettarla. E quindi sono tornata a casa pregando per coloro che non avevano nemmeno un figlio, perché io poi effettivamente dicevo, ok, io un figlio comunque ce l'ho, accetto questa cosa, ringrazio perché un figlio ce l'ho e prego per chi non ne ha neanche uno. Però dico, Maria, se poi proprio vuoi proprio accontentarmi, fammi capire che sei stata te, fammela capire questa cosa, perché io ho bisogno di saperlo. E Maria le firma le sue grazie. E il 31 maggio, l'ultimo giorno del mese di maggio, vengo a sapere di aspettare Gabriele. Quindi dopo pochissimo tempo, neanche dopo un mese, 2 mesi, insomma. E quindi la gioia è stata. Cioè, ho detto, caspita, Maria mi ha davvero. Ma mi ha ascoltata, ma veramente mi ha ascoltata. E io da lì sarò sempre in debito con lei. Io, qualunque cosa lei vorrà, io la farò. E Gabriele è una gioia. Poi raccontarlo è come un po' come Medjugorje, devi viverlo. Perché raccontarlo è un po' difficile, è da vivere, io lo Ma io, immagino. scusami, ho posto male la domanda. Per raccontare ti volevo chiedere in realtà, racconta tu che lo vivi quotidianamente, questa attrazione che lui ha per il sacro, perché Medjugorje, ad esempio io l'ho fotografato sempre vicino a Fra Michele, oppure quando siete in comunità dei figli di Divino Amore, che lui proprio balla, i balli che loro fanno, ma proprio lo vedi che è immerso con questa gioia, ecco. Tu come lo vedi da mamma in questa chiamata, chiamiamola così appunto, questa chiamata particolare? Lo custodisco nel cuore, prego per la sua vocazione, e sono sicura che il Signore ha un progetto per lui. E sicuramente la preghiera è l'unico modo per aiutarlo e per davvero farlo crescere, in santità, perché poi siamo nati per questo, ed è un peccato non crederci e non volerlo raggiungere, no? E Gabriele a volte ti dice di quelle cose che a volte sono più io che a volte ho bisogno. No? Allora gli dico, ma Gabriele, cosa ti ha detto oggi Gesù? Perché, insomma, Madre Rosaria un giorno mi dice, insegna a tuo figlio a chiedere tutti i giorni, dopo alla Santa Messa, all'adorazione, di raccontarti cosa, Gesù gli ha detto, no? E lui ti dice di quelle cose che rimani a bocca aperta. Ok, mamma, Gesù mi ha detto che se anche mi prenderanno in giro, se soffrirò, mi faranno del male, io e morirò, perché poi dopo siamo anche drammatici, no? E morirò, non devo aver paura perché tanto vado da Gesù. Oppure ti dice, mamma, Gesù ancora non mi ha detto niente, non è che lo decido io, me lo dice lui quando mi deve dire qualcosa. Quindi per rendere proprio tutto più vero. Però ascolta, cara, prima mi hai fatto riflettere perché hai detto: io ho proprio sentito che le mie preghiere sono state ascoltate. A me colpisce molto perché noi abbiamo la grazia di essere sempre con la Veggente Maria, andiamo al Magnificat e quindi spesso siamo lì in preghiera con lei. A me colpisce molto che lei a fine preghiera dice spesso, non sempre, spesso dice: io ho guardato la Madonna, ma la Madonna ha guardato ognuno di voi. Questo
Questo dà proprio la misura di come Maria, cioè è un'altra cosa che loro approfondiscono sempre, i veggenti tutti, che loro non sono preferiti a noi, nel senso quando loro porgono un'intenzione alla Madonna, non è che la Madonna ascolta meglio quell'intenzione perché la dicono loro. No, assolutamente no, loro non sono dei privilegiati, ma la Madonna ascolta le preghiere che ognuno di noi facciamo allo stesso modo. Quindi un po' questa veramente certezza dell'ascolto, che poi vabbè, quando magari ci sembra che le nostre preghiere non sono esaudite, io penso che ci sono tre motivi. Primo, perché i tempi di Dio non sono i nostri. Secondo, perché Dio sa qual è il nostro vero bene e magari quello non è il nostro vero bene. E terzo, perché veramente dobbiamo imparare a fare la volontà di Dio, ma farla con gioia, non subirla, viverla, certi che qualsiasi sia la volontà di Dio è la miglior volontà per noi. Come diceva Chiara Corbella, no, Chiara Luce Badano, diceva: se lo vuoi tu, Gesù lo voglio anch'io. E ha affrontato una malattia difficilissima in un'età veramente giovanile, proprio fidandosi e abbandonandosi. Quindi un po' questa è l'esperienza. E tornando a Gabriele, invece, vorrei chiederti, tante volte abbiamo ascoltato Visca che si è sempre detta preoccupata per le famiglie e per i giovani. Che la Madonna dice che è preoccupata per le famiglie e per i giovani in particolare. Le famiglie, vediamo che anche tu, che insomma sei andata a Medjugorje, sei arrivata in un momento dove hai dovuto chiedere perdono a tuo marito di qualcosa o comunque sei andata a Medjugorje sola perché non c'era quell'unità che poi invece una famiglia che prega, una famiglia che cammina nella fede, ecco, mettendo Dio al centro, si crea quest'unità. Perché veramente è Dio il centro di ogni cosa che noi facciamo e benedice ogni ambito della nostra vita. Quindi se benedice la nostra famiglia non può che crescere nell'amore e crescere nella fede. Ecco. Secondo te, perché allora Visca per tanti anni, quando riceveva i pellegrini, diceva che la Madonna era molto preoccupata per le famiglie e per i giovani? Credo perché purtroppo non prega più e in famiglia. E la famiglia è la piccola chiesa, tutto parte dalla famiglia. Senza famiglia non c'è chiesa e senza chiesa non c'è famiglia. È uno. E quindi comunque senza... È davvero il piccolo nucleo, la santa famiglia, insomma, tutto parte da lì. Satana purtroppo vuole distruggere questo perché sa che parte tutto dalla famiglia. E dalla famiglia, dalla preghiera dei bambini, che sono quelle davvero più pure, che non possono non essere ascoltate. E la responsabilità di noi genitori è davvero grande. È davvero grande perché noi un giorno dovremo rendere conto a Dio della loro educazione cristiana, di quello che avremo fatto. Per loro, ma sul cammino di Maria, di Gesù e di cosa abbiamo fatto per portarli a Gesù. Ma io ho davvero fatto di tutto per guidarlo in questo cammino. Poi quando saranno grandi faranno le loro scelte, però è un Certo. cammino che comunque è piantato ora, bagnato tutti i giorni con la parola di Dio, col dialogo, con la preghiera, non può che portare frutti un giorno. Quindi io ringrazio. Un'altra grazia che poi mi ha concesso e dopo questo inizio di cammino di conversione è stata la grazia di poter andare alla Santa Messa tutti i giorni. Quindi tutti e quattro andiamo alla Santa Messa la mattina alle 7 e è la cosa davvero più bella perché iniziare la giornata è la prima cosa che facciamo nella giornata. E quel Padre nostro detto alla Santa Messa tenendo la mano di mio marito è come un ok, oggi ripartiamo da qua. Tutti i giorni ripartiamo da qua. Sia fatta la tua volontà. E quindi quel guardarsi in quella santa metà, anche se c'è un minimo screzio, un piccolo muso, non può esserci, perché comunque dici ok, se io sono qua non posso avere qualcosa con mio marito o viceversa. E poi dall'altra parte girarmi verso l'altare e vedere là i miei figli è una gioia, che li vedo là e lì non gli può capitare nulla di male. È il posto più sicuro al mondo ed è davvero una gioia. Certo, come dice Giovanni Tumolo, vedo chiesa domestica. E
E purtroppo nella nostra società italiana, in particolare quella italiana, lo ripeto, i bimbi vengono scandalizzati e violati in molti modi. Abbiamo adesso la moda, tra virgolette, delle lobby LGBT, che poi tra l'altro tu hai detto che Satana vuole distruggere le famiglie, vuole distruggere tutto ciò che è da Dio. Ma in realtà, oltre a distruggere, Satana fa proprio una cosa ancora più subdola, scignotta al contrario, nel senso che e vuole svuotare della bellezza di ciò che Dio ha creato con i suoi sgorbi. Quindi vediamo oggi le lobby LGBT, l'utero in affitto, la pedofilia, vogliono sdoganare anche la pedofilia, il divorzio, l'aborto. Eppure, se noi vogliamo ricordare, nella Bibbia c'è scritto che chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, dice Gesù, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettata negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali. Ecco, diciamo che noi viviamo in un mondo immerso negli scandali, ma è talmente immerso negli scandali, nel peccato, che non riconosce più la melma in cui è finito e non vuole vedere la luce. E questa luce si può vedere soltanto veramente guardando Maria che ci porta suo figlio Gesù. Quindi, secondo te, quanto è importante, non solo per le nostre famiglie, ma per la società intera, tornare alla purezza degli occhi e dei cuori? Più che importante, è fondamentale, credo, perché poi i bambini devono essere tutti di Gesù e noi non dobbiamo privarli di questa grazia, di questo diritto, perché è un loro diritto. E noi genitori, come possiamo mantenere questa purezza nei loro occhi, con una testimonianza di fede? Dobbiamo essere dei credenti credibili ai loro occhi. Mi piace pensare questo modo, perché se un bambino, se noi perdiamo di credibilità ai loro occhi, siamo spacciati. E non deve essere così, ecco. Devono avere dei riferimenti spirituali, crescere, nelle virtù. E noi non dobbiamo. Vero, però purtroppo in questa società si è scambiata la credibilità con il dare. E che cosa si dà in questa società? I divertimenti, la palestra, le vacanze, le cene, tutto quello che è lontano dalla fede. Ma la fede, per la fede purtroppo non solo non si trova il tempo, ma il mondo addirittura la rifugge come un qualcosa assolutamente da evitare. In realtà noi che abbiamo la grazia di camminare con l'aiuto di Maria nella fede, abbiamo capito quanto in realtà la fede sia il dono più prezioso che possiamo avere e donare ai nostri cari. Quindi, come poter spiegare, secondo te, tutto questo ai lontani? Più che spiegarlo, è sempre testimoniando. Molto spesso parliamo di pregare, ma non preghiamo. E Maria, in tu quasi tutti i suoi messaggi, ci invita a pregare, 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 e col cuore. E i lontani, cioè, sono in guerra, no? In guerra nel cuore, e quindi non sono tante volte nemmeno lucidi per fermarsi e capire dove si sta sbagliando. E quindi davvero la testimonianza credo che sia l'unica strada possibile, e la preghiera, custodirli davvero con la preghiera, con la preghiera. Assolutamente sì. Anche perché se non si prega, non si riconosce il peccato, non si riconosce né il peccato e né ciò che è sbagliato nella nostra vita. E quindi, oltretutto, un'altra cosa molto particolare legata al peccato, che io ho riscontrato in tante famiglie che pregano e che hanno figli, è che purtroppo quando i figli iniziano a crescere e i loro figli iniziano a vivere nel mondo, come è normale che sia, anche noi abbiamo fatto questo passaggio.
Ecco, allora queste famiglie per paura, non so, di perdere i figli o di ferirli, che poi invece avviene quello che temono molto più velocemente, declassano i peccati, gli errori dei figli come un qualcosa di normale. Ecco, secondo me il compito di un genitore è non smentire mai la verità. Un genitore, anche se fa male, deve comunque dire sempre ai figli qual è la verità, qual è la strada, che poi il figlio magari anche se apparentemente ribello, ma se noi diamo una testimonianza vera di fede, di cammino, di fede, ripeto, perché comunque se noi crediamo veramente in Dio e crediamo veramente che c'è la lotta tra il bene e il male, quindi c'è il peccato che ci porta a scendere agli inferi, ecco, dobbiamo rifuggire veramente con orrore gli errori che possono far perdere le anime dei nostri cari. Ecco, quindi io non comprendo come mai a un certo punto si perda un po' questa strada, soprattutto di chi educa. Secondo te perché avviene tutto questo? Io è una cosa che non mi so spiegare. Ad oggi si tende a giustificare tutto, no? Ogni volta che imponi qualcosa ai tuoi figli lo traumatizzi. Cioè, ormai sono in grado di decidere da soli da quando hanno 3 anni, no? Perché insomma bisogna lasciare il loro spazio, la loro autonomia, la loro indipendenza. Ma noi siamo responsabili nei loro confronti e quando abbiamo deciso di battezzarli, abbiamo deciso di davvero di renderli figli di Dio e di accompagnarli nella loro crescita. Io, per esempio, il mio figlio più grande, che ha quasi 14 anni, quindi inizio ad entrare in questa età, insomma, di adolescente, quando ha ricevuto la Santa Cresima, gli ho consigliato un padre spirituale, un amico di Gesù, io gli ho detto, no? Che è quella persona che sicuramente in quest'età, gli ho detto, arrivano i dubbi, metti tutto in discussione, ma solo una cosa tu non devi mettere in discussione, che è Gesù. Io gli dico sempre, sei arrabbiato con la mamma, sarai arrabbiato col mondo, sarai arrabbiato con tutti, mi volterai le spalle, va bene, ma non voltarle mai a Gesù. Io gli dico, guarda, non parlare con la mamma, ma parla con Gesù. Ecco, davvero, questa è la cosa con la quale davvero insisto, e se non vuoi dirlo a me, appunto, a un sacerdote, sicuramente ti può aiutare, non affidarti ad altro. Ecco, non è facile, non lo so. Non è facile, ma è possibile e fondamentale che ciò avvenga. Allora, senti, io direi che possiamo vedere che cosa ci vuole dire la mamma questa sera con un messaggio. Messaggio del 25 settembre 2014. Cari figli, anche oggi vi invito perché anche voi siate come le stelle che con il loro splendore danno la luce e la bellezza agli altri affinché gioiscano. Figlioli, siate anche voi splendore, bellezza, gioia e pace, soprattutto preghiera per tutti coloro che sono lontani dal mio amore e dall'amore di mio figlio Gesù. Figlioli, testimoniate la vostra fede e preghiera nella gioia della fede che è nei vostri cuori, e pregate per la pace, che è dono prezioso di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Allora, guarda, io ti ringrazio tantissimo di aver accettato appunto questo invito. Propongo a te e agli amici che ci stanno seguendo di dire un Padre, un Ave in Gloria per tutti i giovani del mondo, per tutti i figli nati e per quelli purtroppo che non sono nati. Veramente bisogna chiedere perdono per questo orrore che il mondo ha portato avanti per anni. Quindi preghiamo un Padre, un Ave in Gloria, offrendo tutto a Gesù e a Maria. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E a proposito di giovani, noi andremo adesso dal 25 al 30 luglio, andremo al Festival dei Giovani. Abbiamo ancora qualche posto, se qualcuno è interessato può scrivermi qua nella pagina. Potete dirlo agli amici, se voi non potete venire, che sapete che vorrebbero andare e rispondere a questa chiamata. Noi saremo lì, saremo al Magnifica, che è la casa di spiritualità della Veggente Maria, quindi pregheremo con lei in quei giorni. E, che dire, ti ringrazio veramente di cuore. Ringrazio tutti che ci avete seguito e vi do un grande abbraccio e so che voi ce lo date a noi. Ciao a tutti. Grazie Grazie a te Angela, grazie. carissima. Un bacio a Gabriele, mi raccomando. Tutt'altro. Mille. Ciao, grazie.